Allora, terminati i calcoli per trovare questa benedetta equazione della evoluta della parabola, proviamo ad analizzare un paio di altri casi particolari. Dopo la parabola cosa ci può venire in mente? Facciamo il caso della retta. Prendiamo la retta. Qual è l'evoluta di una retta? Beh, la retta qui si parla di trovare il luogo dei punti, dei centri di curvatura della linea. Una linea retta non ha curvatura, curvatura zero, raggio infinito, quindi non c'è evoluta. Retta, due punti, no. L'evoluta più semplice che esiste invece qual è? Vediamo un po' se mi viene in mente. La circonferenza. La circonferenza. Dunque, la circonferenza. Io, immaginate, ho una circonferenza con un centro C. Vado in un qualsiasi punto P, tipo questo. Dov'è il centro di curvatura? È banale. Centro di curvatura è il centro. In qualsiasi punto P della circonferenza che io mi trovi, se vado a vedere il raggio di curvatura è il raggio della circonferenza. E dove si trova il centro di curvatura di questa linea curva è sempre il centro. Quindi la circonferenza è un caso banale, cioè l'evoluta diciamo collassa in un punto. In un punto. Da ultimo, e qui non faremo i calcoli perché diventeremmo scemi, magari mi divertirò a farlo come problemino del pensionato, perché già l'equazione della curva è mostruosa, andare a trovare l'evoluta me l'immagino. Comunque, è il caso citato qualche video fa, quello della cicloide. La cosa è venuta fuori perché in un video sulla tautocromia della cicloide, forse in lingua inglese, non so se sia in italiano, si vede un modellino divertentissimo che hanno fatto di un pendolo che funziona così. Qui non ho fatto molto simmetrico. Comunque, immaginate un pendolo appeso, un peso appeso ad un cordino che è fissato in cima a questa cuspide e che nel far oscillare il peso questo cordino si appoggia a questa curva, quindi cambia la sua traiettoria, non è un arco di circonferenza come succede se il cordino lo lascio libero. Ecco, se io metto, diciamo, come profili guida a questa specie di pendolo strano due mezze cicloidi, ottengo come traiettoria una cicloide. Allora, abbiamo già visto in quel video che le cose stanno in questi termini, che siccome un pendolo di questo tipo, diciamo, si muove perpendicolarmente al pezzo di filo che è rimasto libero, praticamente l'ultimo punto in cui è tangente al filo, poi dopo si stacca dal filo, l'ultimo punto è il centro di curvatura di quel punto lì della curva. E quindi se questa è una cicloide, quell'altra è la sua evoluta. Ecco, si dimostra, e quello sarà, non so se ci proverò, sarà probabilmente molto difficile da fare, comunque c'è scritto come dato di fatto che trovi su Wiki, che la cicloide come evoluta ha a sua volta una cicloide. Praticamente uguale a se stessa, salvo il fatto che è stata spezzata in due tratti, cioè questa cicloide la spezza in due, questo tratto lo metto qua e quello lo metto lì. Oppure se immagino che questa roba si ripete all'infinito, allora si vede bene che sono comunque tutte cicloidi e tutte quante semplicemente sfasate
di mezza cicloide. E con questo direi che ne abbiamo fatto abbastanza, anche se questo video è durato pochi minuti. Non c'era molto da dire, proprio perché fare i calcoli di questa cosa qua, avete visto quanto ci si è messo per la parabola, che è un'equazione y uguale x al quadrato. Immaginate farlo con una cicloide in cui l'equazione neanche c'è la y uguale a, ma c'è la x uguale, c'è un arco coseno, c'è una roba infinita. Immaginate andarvi a trovare, come abbiamo fatto con la parabola, un punto, poi la retta perpendicolare, poi il raggio con quella formulone dove c'è la derivata seconda, che nel caso di un x al quadrato è stato molto semplice, nel caso di un'equazione molto complicata probabilmente è roba da farci 10 video tutti in fila. Ok, con questo abbiamo chiuso con le evolute e passiamo a che cosa? Alle podarie. Inizia, e che roba è? C'entra con i piedi? Probabilmente. Vai. Fermi un attimo, altro che passare alle podarie. Qui c'è una cosa che mi stavo dimenticando sulle evolute, che graficamente è possibile ottenerle dall'inviluppo di tutte le rette perpendicolari alla nostra curva. Quindi per esempio il nostro esempio di retta che passava per il punto P era una e ci serviva per fare i calcoli e per trovare l'equazione dell'evoluta, no? Però in realtà di questi se ne è un'infinità. Se io ne disegno un certo numero, vedo che queste rette avvolgono e quindi formano sono l'inviluppo di una linea che è appunto la podaria. Quindi non sono venute molto somiglianti, ma probabilmente è un po' azzardato questo disegno, questo è fatto un po' più accurato. La cosa, a parte essere curiosa, può essere fondamentale se io non riesco a trovare, diciamo, analiticamente l'equazione della curva, dell'evoluta, ma voglio avere un'idea di come sia messa, come sia fatta. Questo accade per esempio con l'iperbole. L'iperbole che, presa nella sua versione più semplice, quella con i due assi come asintoti, no? L'iperbole equilatera che ha gli assi come asintoti, equazione 1 fratto x, non in scuola, 1 fratto x. La derivata y' è meno 1 fratto x2, e la derivata seconda, che poi mi serve per la formuletta del raggio di curvatura, sarebbe invece 2 fratto x alla terza. Ecco, io ho provato a fare i calcoli esattamente come ho fatto per la parabola y uguale x quadro, per vedere se ci riuscivo a trovare l'equazione evoluta, e mi sono schiantato su due equazioni, entrambi con un termine di quarto e un termine di terzo, oppure un termine di terzo e un termine di primo, più la costante, quindi non facilmente risolvibili. E ho lasciato stare. Però se voglio avere un'idea di com'è l'evoluta di un'iperbole, e questo l'avevo fatto anche nei miei disegnini di 45 anni fa, e prendo il disegno dell'iperbole fatto, diciamo, con la massima accuratezza possibile, poi disegno una certa serie di rette perpendicolari alla curva e vedo che queste rette avvolgono, fanno l'inviluppo di questo tratto di linea che poi va all'infinito, che ha ovviamente il suo gemello anche dall'altra parte, perché come per la parabola qui ho fatto solo metà del lavoro, ma dovrei farlo anche nell'altro e scoprire che c'è quell'altro tratto di evoluta. Ok? Va bene, adesso possiamo davvero passare alle podarie. Vai!